Marina di Grosseto, proprio qui sotto il Forte San Rocco, conosciuto da tutti come la Fortezza, ospita una manifestazione, uno show cooking voluto dal comune di Grosseto in collaborazione con Confcommercio e Confesercenti per parlare del nostro territorio, in particolare per valorizzare il prodotto del nostro mare. Infatti la manifestazione si chiama Pesca Marina. Ne parliamo con il sindaco di Grosseto, Anton Francesco Vivarelli Colonna. Sindaco, un'iniziativa importante per valorizzare il nostro pescato del nostro mare, fatto qui proprio sotto la fortezza dove sono stati fatti importanti lavori di riqualificazione. Sì, veramente un'importante giornata per la nostra città di Grosseto, per Marina di Grosseto soprattutto. Oggi abbiamo potuto festeggiare appunto la vincita di questo finanziamento europeo atto a valorizzare il pescato locale. Quindi un'esortazione in un momento di pandemia e di grande difficoltà congiunturale a consumare grossetano, perché in questa maniera si aiuta sicuramente le nostre imprese che sono in grande difficoltà. In un luogo veramente idilliaco, oserei dire meditabondo, meraviglioso, come la fortezza che è stata appunto riqualificata dopo oltre 50 anni. Io ricordo ancora che qui c'era una vegetazione esagerata, appunto, che nascondeva anche la bellezza di questa struttura riqualificata, un investimento importante dell'amministrazione di oltre 150.000 euro su una superficie di 5.000 metri quadri. Abbiamo fatto 1.200 metri quadri appunto di pavimentazione ciclabile, carrabile, morbida, con uno strumento anche molto dolce, molto sensibile. Abbiamo potuto, riqualificando questa zona, anche sottoporla ad una serie di eventi estremamente interessanti. Penso al San Rocco Festival. Io stesso quest'estate ho avuto il piacere di visionare molte opere che sono state fatte proprio in questa zona. Per il futuro abbiamo importanti progetti, perché crediamo appunto che la valorizzazione delle caratteristiche, dei landmarks territoriali, sia un atto fondamentale di valorizzazione poi dell'intera città di Grosseto e della provincia tutta. Diciamo che la fortezza dove siamo ora è anche un po' un biglietto da visita di Marina, perché intanto è l'edificio più storico, risale a 230 anni fa, costruito intorno al 1790. E poi arrivando a Marina è la prima cosa che si vede, arrivando dalla via Grossetana. Quindi è un bel biglietto da visita. Bellissimo biglietto da visita, tra l'altro abbiamo una bellissima rotonda, abbiamo una ciclabile che abbiamo fatto un paio di anni fa che consente anche quindi l'utilizzo della mobilità dolce, un biglietto da visita importante che tiene conto anche dell'equilibrio del sistema appunto ambientale. Infatti abbiamo fatto una piantumazione con oltre 45 alberi e allestito un pratino irriguo che consente anche nei periodi di siccità di poter beneficiare di questo meraviglioso biglietto da visita. Tornando alle nostre giornate di show cooking, qui questa mattina ci sono due cuochi, poi c'è un'altra giornata in cui ce ne sono altri due, ci preparano il pescato del nostro mare. È un prodotto da valorizzare non soltanto appunto nell'ambito ittico, quindi del pescato. In generale questo discorso si applica a tutta la nostra produzione. Ricordo che la nostra città di Grosseto e la nostra provincia ha un atum molto importante e molto valente proprio sulla caratteristica enogastronomica, agricola, ittica, alimentare, che ne fa veramente una città virtuosa. Abbiamo visto sul Sole 24 Ore come Grosseto in un solo anno sul turismo, sulla cultura e l'ambiente sia salita di ben 43 posizioni, raggiungendo il settimo posto a livello nazionale. Quindi veramente anche una dimostrazione e la certificazione che la nostra città di Grosseto è un luogo veramente meritevole di essere visitato. Assessore, perché questa iniziativa Pesca Marina a Marina di Grosseto? Questo è un progetto che il Comune di Grosseto ha voluto, ha beneficiato di un finanziamento europeo e poi ovviamente regionale, perché è un finanziamento indiretto, e per promuovere la pesca locale, l'ambiente, diciamo, il mantenimento dell'ambiente, la cultura enogastronomica. Ora avviene questo evento in un momento particolare, insomma siamo a dicembre,
La causa pandemica ovviamente ci ha dirottato a questo periodo qui, perché era un evento che avrebbe dovuto essere in presenza in un periodo primavera-estate di quest'anno, è stato ovviamente tutto rimandato, però grazie, diciamo, ai canali televisivi e quindi a questo mezzo possiamo in qualche modo promuovere il messaggio comunque positivo, per cui è... Ecco, è proprio da qui che deve partire un messaggio di ottimismo, perché si guarda alla prossima stagione, si spera di essere in condizioni assolutamente migliori, e da qui un messaggio di ottimismo e un invito a consumare il nostro pesce e a visitare il nostro territorio. Certo, questo poi deve essere ovviamente sempre, non è necessariamente dovuto all'emergenza sanitaria. Il fatto di mangiare il pescato locale, utilizzare ovviamente il nostro territorio in maniera consapevole, insomma sono tutti messaggi ovviamente positivi, che dovranno essere sempre questi anche ovviamente anche negli anni futuri. Ci auguriamo che ovviamente tornino i turisti nella nostra frazione balneare, nella nostra Maremma, e quindi possano beneficiare di tutto ciò che possiamo offrire del nostro territorio. In particolare con questa iniziativa distribuita su 2 giorni, ci sono appunto 2 cuochi per mattina che ci presentano i loro piatti, parliamo anche di pesca, turismo e andiamo anche in barca, perché anche il pescaturismo è un veicolo per conoscere il territorio, per andare a pescare il pesce, mangiarselo, far lavorare i ristoranti, insomma è un bel modo per vivere Marina di Grosseto. Intanto questa iniziativa avviene in 2 giornate, con il servizio sta affidato alle 2 associazioni di categoria che ci presenteranno 2 show cooking in questa sede. Inoltre ovviamente ci sono altri eventi che avrebbero dovuto essere fatti in presenza insieme a delle scolaresche, insomma, quindi agli istituti scolastici, che avrebbero dovuto usufruire delle imbarcazioni che fanno pescaturismo nel nostro territorio, nel nostro mare. Ora, il pescaturismo ovviamente può essere anche un veicolo promozionale e turistico non solo per la frazione balneare e per il mare, ma anche per l'entroterra, perché ovviamente è un'offerta che dal punto di vista turistico può essere utilizzata anche da chi fa ricettività all'interno del territorio. È un modo diverso ovviamente di vedere il mare, è una prospettiva diversa, è un modo ovviamente anche nuovo e singolare di mangiare il pesce e quindi di affrontare il turismo in maniera sostenibile e consapevole. Abbiamo introdotto il progetto Pesca Marina, teso a valorizzare il pescato del nostro mare e a far conoscere anche il pescaturismo. Ora usciamo in mare per conoscere meglio i dettagli di tutto questo insieme a Massimo Guerrieri. Massimo, questa barca viene utilizzata non solo per pescare ma anche per il pescaturismo. Che cos'è? Come funziona una giornata di pescaturismo? Il pescaturismo è un'attività che è consentita sulle barche da pesca imbarcando persone che non fanno parte del personale della barca. È piuttosto rigida la legge sul mare. A bordo delle barche possono stare solo gli equipaggi iscritti. Per il pescaturismo si fa una deroga e si porta in mare qualcuno che viene con noi a godere del fascino del nostro mestiere. Come funziona? La mattina, io la sera vado a calare le reti, calo delle reti che mi consentono di catturare qualche pesce per il pranzo del giorno successivo. La mattina si organizza l'uscita in mare comoda, perché vieni non a lavorare ma a stare bene. 8:30, 9 si parte, si salpano le reti, mano in mano che il pesce viene a bordo si organizza il menù, perché all'ora di pranzo tutti vogliono assaggiare quello che si è pescato e la filiera ovviamente è cortissima, dalle reti al piatto. Alla fine della salpata delle reti si va verso un posto ridossato dove il vento non dà fastidio, dove si può fare il bagno,
e mentre la gente fa il bagno io organizzo il pranzo. Normalmente i pranzi sono pranzo a bordo, si prepara qualcosa da mangiare. Ovviamente la gente rimane sempre entusiasta per due motivi: il sapore del pesce che te trovi, che è freschissimo. Io dico sempre, in pescheria questo è il pesce di domani, freschissimo. E ovviamente per la convivialità, perché a bordo è un po' come quando sei a caccia, non esistono padroni, siamo tutti amici, perché la promiscuità ti costringe a essere amici e si instaurano veramente dei rapporti interessanti. Ovviamente chi viene trova il vino che io porto, ma normalmente porta anche il vino, se vuoi bere qualcosa che ti piace, e noi sulle bottiglie di vino non si fanno prigionieri, la giornata è fantastica. Questo è un esempio incredibile di filiera corta, cortissima, si tira fuori il pesce dall'acqua e si mangia. Ma non solo, è anche un modo per trasmettere alle persone che il mare lo conoscono poco, quella che è la cultura della pesca. Che guardate che dietro alla pesca di cultura ce n'è tantissima, è una cultura antica, tanta si è modernizzata, perché ormai i pescatori sono accompagnati nel loro mestiere da centri di ricerca che li aiutano nei piani di gestione del pescato, e tutte le informazioni, gli aneddoti di bordo diventano aneddoti preziosi per chi queste cose le conosce magari attraverso la televisione o altri organi di informazione, che sono comunque diversi dalla informazione diretta che prendi dal pescatore. Abbiamo parlato del pesce del nostro mare, di questa manifestazione per valorizzarlo, però conosciamo anche il valore nutrizionale del pesce del nostro mare. Lo facciamo con Alessia Pietrobono. È importante i buoni sapori, però è importante anche sapere che cosa si mangia. Ecco, che cosa c'è da dire sul pesce intanto? Allora, innanzitutto bisogna sempre privilegiare il pesce locale, perché ovviamente viene pescato e consumato subito, quindi è un pesce più fresco, è un pesce che non ha subito tante ore di stoccaggio, quindi viene subito consumato. Fondamentale questo aspetto, perché sennò si perdono delle proprietà nutrizionali che sono invece particolarmente utili. Certo, ovviamente anche se perfettamente conservato il pesce va incontro a un leggero e progressivo deterioramento che porta a un deterioramento delle proprietà nutrizionali, soprattutto a una degradazione, ossidazione dei grassi che sono presenti all'interno del pesce, e anche a una decarbossilazione degli aminoacidi che compongono le proteine del pesce. Quindi si vanno a diciamo sciupare questi elementi e quindi a perdere di valori nutrizionali, i grassi. E allora diciamoli questi valori nutrizionali, ce n'è uno in particolare: il pesce contiene gli omega 3. Certo, assolutamente, appunto i grassi omega 3 che sono i fondamentali presenti all'interno del pesce e che sono importantissimi dal punto di vista della salute. Ricordiamo che prevengono le malattie cardiovascolari, proteggono l'organismo da queste malattie. Inoltre alzano i valori di HDL, che è il colesterolo cosiddetto buono, riducono i trigliceridi nel sangue, che anche questi contribuiscono, la riduzione dei trigliceridi contribuisce a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari. Prevengono inoltre anche le malattie croniche, riducono il rischio diciamo di malattie cronico-degenerative, e inoltre riducono il rischio di insorgenza di malattie come i tumori. E preservano anche il sistema immunitario, diciamo gli fanno da sostegno. Oltre che ai grassi, però dobbiamo ricordare che il pesce è ricco di proteine nobili, quindi costituite da amminoacidi essenziali, cioè che vuol dire che il nostro organismo questi amminoacidi non li può produrre, li deve assimilare dall'esterno, e quindi li assimila appunto attraverso il pesce. Molto importanti, anche attraverso il pesce. Molto importanti, inoltre contiene anche delle vitamine, la vitamina A, la vitamina E, la vitamina D, anche queste importantissime per il nostro organismo, contiene le vitamine del gruppo B e l'acido folico, tanto conosciuto, molto importante anche per le donne in gravidanza. E inoltre contiene anche fosforo, contiene iodio e quindi tutti quei minerali importanti sempre per il nostro organismo. Ricordiamo però anche una cosa, che ci sono pesci che sono più grassi e altri meno.
Certo, sì, molto importante anche questo, è sempre importante variare sempre il tipo di pesce che andiamo a mangiare, perché alcuni pesci sono grassi, alcuni semigrassi, alcuni magri, per cui alcuni saranno indicati per alcune categorie di consumatori, altre per altre categorie, ma in linea di massima la variazione consente di assimilare sempre il giusto quantitativo di grassi e tutti gli elementi. Alcuni sono grassi, ne possiamo fare alcuni esempi, per esempio il tonno è un pesce grasso, lo sgombro è un pesce grasso, semigrassi invece troviamo il pesce spada, per esempio, invece magri, che il pesce magro è non solo a livello locale, non solo le seppie che sono peraltro stagionali adesso, ma troviamo anche il polpo, le alici che spesso vengono categorizzate come pesci grassi, in realtà sono molto magre e ricche di omega 3. Un'ultima cosa davvero importante, che forse non molti sanno, è che il pesce ha una certa stagionalità. Non tutto l'anno si pescano tutti i tipi di pesce. Ora non stiamo qui a fare un elenco, magari ci sono i pescatori che saranno ben lieti di raccontare tutto questo. Però ricordiamoci che se vogliamo consumare pesce fresco dobbiamo anche conoscere qual è la stagione in cui si pesca. Certo, assolutamente. Per esempio adesso ci sono le seppie. Il tonno, che è finita diciamo poco tempo fa, ancora lo troviamo di qualche pescato locale. Ci sono gli sgombri, che troviamo presso a poco quasi sempre nei nostri banchi, e comunque sia tutti i pesci pescati locali sono ovviamente stagionali, quindi quando andiamo al banco del pesce e troviamo il pescato del giorno, ovviamente è un pescato locale e quindi ed è un pescato stagionale e quindi quello deve essere consumato. E dopo tante chiacchiere andiamo a vedere che cosa si mette in tavola. Siamo con Daniele Zanzucchi della limonaia dell'Hotel Granduca. Che cosa ci hai preparato questa mattina? Oggi facciamo tonno scottato alle infusioni giapponesi. Non prendiamo nient'altro che il tonno, lo saliamo e lo pepiamo, anche in un modo abbondante. Quindi ecco, abbondanza di sale. Perché il tonno è povero di sapore, va sul dolce, è un pesce azzurro. Vedo anche un po' di pepe. Sì. Anzi, tanto pepe. Lo scottiamo velocemente. Il consiglio che diamo a casa è, come la carne, il pesce, le verdure, è bello scottarlo molto forte i primi istanti e poi mangiarlo meno cotto possibile. Per quindi un senso nutrizionale e gustativo. Anche. Quindi un fuoco piuttosto alto. Sì. Però calore. Molto veloce. Ora infatti noi lo scottiamo in tutti e quattro i lati, così, molto velocemente. Questo ci permette anche, questa scottatura, ci permette, far sì che l'infusione che abbiamo fatto l'assorbe e gli dà un doppio sapore a questo carpaccio. Un sapore intenso fuori, sapido, che ora, e questa è l'infusione che abbiamo fatto, che è vino bianco, un litro di vino bianco ridotto fino a un quarto con zenzero in camicia e aglio, quindi la stessa parte di aglio e di zenzero. Poi mettiamo un 20% di salsa di soia, 2% di acqua, un cucchiaino di aceto di mele e mezzo cucchiaio di grappa italiana, che dà un aroma un quindi po' ben spiritoso. Speziato, ben sì. Aromatizzato. Ecco, ora passiamo questa infusione. Eccolo qua. Una cosa particolare. Questa è una particolarità, sì. Davvero. È come un tataki, diciamo, no? Deve starci un poco, mezzo minuto, vedo. In questo momento e a questo punto si taglia. Ecco, sì. Si taglia e si impiatta. Sul piatto poi mettiamo un goccio d'olio d'oliva nuovo della nostra azienda. Mettiamo della polvere di alloro che ho preparato a Campagnatico, poi del pepe di Andalimanne, sono delle foreste del nord dell'Indonesia. Le fanno poi seccare su cortecce di bambù, perde fino al 90%, questo gli permette di estrarre i sapori di agrumi, limone, mandarino, ibiscus e arancio, e dà una nota proprio leggera, non sa proprio niente di pepe, aiuta a digerire e pulire il palato finale. Poi gli mettiamo la parte croccante, che è il cavolo nero fritto, parte della nostra terra. La parte dolce gli mettiamo della uva bianca Italia scottata e spellata. Diciamo che
il piatto forte qui da me creato deve essere la palamita. La palamita non l'abbiamo trovata perché oggi non pescano, si vede che c'è il mare, non so per quale motivo, e quello è proprio indovinato al 100%, il tonno è la sua declinazione migliore. Bene, allora siamo pronti e si può andare all'assaggio.